Ma più che una questione di genere, parlerei di un posizionamento di chi scrive nel far emergere la propria collocazione di classe, di una classe subalterna, nel senso che in realtà non, cioè, ci sono generi che vanno dal romanzo canonico appunto, alla letteratura fantascientifica, al fantasy, al noir. Quelli sono generi appunto codificati che hanno una serie di tratti riconoscibili, standardizzati, che fanno sì che insomma, una serie di categorie ridondanti, ripetute di romanzo a romanzo, ne riconoscono una riconoscibilità e abbiano un pubblico appunto disposto a seguire e a riconoscersi in questo canone. La questione invece della letteratura working class è un po' diversa. Nel senso è più che un genere, è un, diciamo, un filone che in realtà ha un percorso che comincia negli anni 30 del Novecento e che si associa in alcuni paesi a forme di realismo narrativo. Ci sono dei precursori anche ottocenteschi in Francia. L'errore più grosso che si può fare è di pensare alla letteratura working class se quella parla delle classi subalterne. Per esempio, per capirci, Zola, quando scrive un capolavoro, un romanzo bellissimo, Mes Germinali, in Francia, raccontando uno sciopero di minatori, non fa letteratura working class perché in realtà racconta una storia a metà nel mondo della working class, ma non è quello che si fa in Gran Bretagna, ad esempio, o anche in America negli anni 30 con il Proletarian Novel, quando abbiamo proprio autori che non sono borghesi intellettuali, magari progressisti che raccontano la classe operaia, ma sono essi stessi classe operaia e che per la prima volta provano a raccontarsi con le proprie parole. Ecco, non sono spesso autori professionisti, fanno lavori che non li qualificano come intellettuali, alcuni di loro poi in qualche modo anche lo diventano. Nel caso, l'autore dell'Amante di Lady Chatterley è un autore che inizia come autore working class e poi diventa un autore in qualche maniera che ha un successo commerciale tale che lo qualifica un po' come a fine carriera, ma non un autore middle class. Non a caso una delle tematiche, ecco, ci sono dei filoni, ci sono dei in queste opere che vengono fatte in tante forme diverse, perché per esempio in Gran Bretagna abbiamo sia la poesia, in Francia abbiamo tanta poesia soprattutto ancora dagli anni 30, si afferma la poesia operaia, c'è cioè il romanzo operaio, in Gran Bretagna si fa, soprattutto negli anni 60, si fa teatro da working class. E fra le varie tematiche che troviamo, direi per esempio in Francia è sempre stato presente il tema del transfuge de classe, il tema del transfuga di classe, cioè la persona che nasce nella working class e poi per questioni che hanno a che fare magari con gli studi, un successo professionale o un matrimonio, si ritrovano a vivere in un contesto, di classe diverso. Un contesto più borghese. È una tematica molto forte tuttora in Francia, nell'opera, per esempio, di autori contemporanei come Didier Ribon, che sta per dare, tra l'altro, sta per arrivare un memoir dedicato alla figura di sua madre, che sta per essere tradotto dall'Orma, la stessa casa editrice, ci ha portato un'altra grandissima autrice di origine proletaria, che è Annie Arnaud, che ha vinto 2 anni fa il Nobel per la letteratura, no? E poi invece ci sono filoni completamente diversi, alcuni hanno a che fare, diciamo, per esempio, con tematiche come lo sport. Soprattutto in Gran Bretagna c'è tanto romanzo working class di hooligan, no? È un genere, un filone tipico degli anni Ottanta. Un altro autore working class britannico, lo scozzese, l'autore di Trainspotting, Irving Welsh, e poi ci sono
sono ancora opere testosteroniche tipiche degli anni Ottanta. Negli ultimi anni si è affermato un romanzo capace di incorporare, working class, capace di incorporare anche questioni di genere, come per esempio l'omosessualità, questioni di etnicità, il razzismo. Quindi abbiamo un incrocio fra politiche dell'identità e politiche di classe. Abbiamo una forte presenza scandinava di autori svedesi, dove la letteratura working class è addirittura considerata un pilastro della storia della letteratura. Si studia a scuola, cioè quando tu a scuola in Svezia studi la letteratura working class. Oggi purtroppo non se ne sa nulla in Italia perché non si, cioè, dalla Svezia abbiamo sdoganato solo il noir e poco altro, però è un pilastro della letteratura svedese e della letteratura working class. Tutto questo, la cosa strana è che se ne stia parlando e non, se ne stia facendo di letteratura working class, non solo in Europa, ma anche un po' in America Latina, se ne fa anche in Cina, in un momento in cui il concetto di classe sembrava dato per sconfitto e per sepolto. Cioè, sostanzialmente, tutta questa tanta fioritura della letteratura working class ha a che fare dagli anni 30, non in Italia perché c'era il fascismo, però diciamo dagli anni 30 fino agli anni 70. E poi dagli anni Ottanta, diciamo, c'è il concetto di classe sfuma e con diciamo, la narrativa fondamentale è quella meno impegnata, no? Del post, in qualche maniera post-realista, non si impegna, diventa, la letteratura diventa minimale, diventa una riflessione più privata, più sganciata da grandi tentativi di raccontare la realtà nel suo complesso, no? E diventa minimalista e il concetto di classe, un effetto del thatcherismo, scompare. Ecco, la grande sorpresa, direi, negli ultimi anni, ma una sorpresa, sinceramente, è frutto di un lavoro che abbiamo fatto in tanti, ma in qualche maniera, cioè sì, magari qui noi in Italia siamo sbattuti lottando contro il mulino al vento, in altri paesi hanno avuto il vento in poppa, penso appunto alla Scozia con Glasgow, che è veramente la capitale delle scritture working class, e quello che è successo effettivamente si sono imposti anche nel mainstream, cioè perché tante di queste opere venivano pubblicate a piccoli editori vicini al sindacato. Non riuscivano mai, diciamo, a ingaggiare battaglia con i colossi editoriali del mainstream. E all'estero ci sono stati autori come Puntius in Francia, come gli stessi Edouard Louis e Didier Ribon, che hanno, diciamo, interpretano in maniera, secondo me, molto diversa la letteratura working class, perché in Puntius c'è anche un orgoglio operaio che magari fatichi a trovare in autori come Edouard Louis. E in Francia, in Gran Bretagna abbiamo avuto Shaggy Bain che ha vinto il Booker Prize di Douglas Stewart. E ecco, noi non abbiamo avuto in Italia opere che hanno spaccato nel mainstream, però abbiamo avuto per esempio il Festival di Letteratura Working Class, che non è stata un'opera, ma è stata un'opera collettiva. Abbiamo avuto un'opera collettiva creata da un gruppo di operai in mobilitazione, in sciopero, con al fianco autori e autrici working class, con i lettori che invece di starsene da parte a leggere hanno portato il loro corpo dentro a un evento condiviso. E ovviamente c'è un percorso anche di scrittura. Ecco, il libro Insorgiamo, che abbiamo pubblicato in occasione di una manifestazione del collettivo GKN del marzo 2022, se non sbaglio, quasi un anno, meno di un anno di distanza dall'inizio della vertenza GKN. E quest'ultimo libro che citavi tu, per chiudere un po' il cerchio di questa mia presentazione, che è proprio il sigillo di un lavoro che inizia per l'autrice. L'autrice è praticamente è Valentina Baronti, che è, diciamo, una compagna, ha fatto l'ufficio, una compagna di origine proletaria, anche lei figlia di operai e nipote di contadini dell'area metropolitana fiorentina, che praticamente ricomincia un po' una mia coetanea, diciamo vicina ai 50, ricomincia a rientrare in politica, si incontra questi operai e nel momento del festival dell'anno scorso praticamente
tutti gli eventi che abbiamo creato, lei si ritrova, si risente parte di una storia collettiva e ha dedicato i mesi successivi al festival a rimettere insieme i pezzi, i frammenti dispersi della propria storia operaia e l'ha intrecciata con la mobilitazione di Capenne, scrivendo questo romanzo che ci riporta al nuovo Festival di Letteratura Working Class, previsto dal 5 al 7 aprile, quindi fra un paio di mesi, poco più, e ci arriviamo proprio con questo libro che nasce dal festival di anno scorso e che ci porta al nuovo festival. Ecco, quindi è proprio un modo per tendere un arco e far scoccare una freccia.